Ciao amici, oggi parliamo di un argomento che spesso genera imbarazzo, l'alito cattivo. Ah bene, allora posso saltare questo video, visto che nessuno ha mai criticato il mio alito. Aspetta, l'alito cattivo spesso è un tabù, è difficile che qualcuno te lo dica, ma è un problema che di solito può essere risolto se causato da fattori e abitudini su cui possiamo intervenire, come l'igiene orale, il fumo, un'alimentazione scorretta e problemi digestivi. Certo, nel caso in cui l'alitosi persiste, meglio andare dal medico per individuare la causa precisa. Ma ora vediamo insieme quali possono essere le cause di un alito cattivo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Gengive infiammate. Se le gengive sanguinano, sono infiammate e possono essere una delle ragioni di un alito cattivo. Questo accade perché il sangue nel cavo orale viene metabolizzato dai batteri che producono gas. Solitamente le gengive sanguinano per cattiva o insufficiente igiene orale. Il problema può essere risolto con una migliore pulizia quotidiana dei denti o una seduta dal dentista, almeno una o meglio due volte all'anno, per il tartaro più ostinato che lo spazzolino non rimuove. 2. Una cattiva igiene orale. Una cattiva igiene orale è la causa principale dell'alito cattivo. È bene eliminare i residui di cibo con lo spazzolino o andranno in putrefazione nella nostra bocca. Se si è fuori casa, basta usare lo spazzolino anche senza dentifricio o addirittura anche a secco, perché spazzolare i denti dopo ogni pasto e non meno di due volte al giorno è fondamentale e non sempre basta. È fortemente consigliabile usare anche il filo interdentale per togliere ogni minimo pezzettino di cibo. 3. I denti del giudizio. Ebbene sì, i denti del giudizio, quando spuntano, non sono solo fonte di dolori, ma anche di alitosi. Infatti, finché sono semicoperti dalla gengiva, sono il nido ideale dei batteri che creano gas. In questo caso, non resta che attendere la loro completa fuoriuscita e nel frattempo lavarli bene. 4. Campanello d'allarme per bronchite. L'alitosi può essere il campanello d'allarme di una bronchite in corso. L'infezione delle vie aeree provoca infatti una notevole produzione di muco che attrae i batteri. In questo caso è inutile lavarsi i denti. L'alito cattivo non deriva dalla bocca, ma dall'espirazione dei bronchi. 5. Uno dei danni del fumo. Si sa, fumare fa veramente male. Tra i danni provocati dal fumo c'è anche l'alito cattivo. Le sostanze tossiche delle sigarette si depositano in bocca e sono responsabili di cattivo odore. Ma non solo, il fumo riduce la salivazione, che pulisce i batteri della bocca in modo naturale. 6. L'alitosi causata dal cibo. Anche quando si parla di alito, l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale. Io qui posso dormire tra due guanciali, evito le cipolle come la peste. In realtà le cipolle sono un cibo prezioso per i loro benefici e l'odore può essere neutralizzato con un po' di prezzemolo, ma una dieta squilibrata, poco o troppo calorica, può provocare alito cattivo perché altera il metabolismo. In particolare, il consumo eccessivo di carne e latticini, fonti di proteine animali, può causare alitosi. Infatti, le proteine sono digerite dai batteri per produrre zolfo, che di certo non ha un odore gradevole. Ecco amici come risolvere il problema dell'alitosi intervenendo sulle sue cause. Per vedere tanti altri video sulla salute è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.